Ho appena terminato di vedere in differita la finale fra Alcaraz e Musetti a Monaco. C'ho il sorriso stampato proprio e anche la maglietta la dice lunga perché il nostro Lorenzo Musetti ha giocato un tennis spaziale, ragazzi, spaziale. Un primo set che nei primi game si differenziava da quello da Sinner con un Musetti che giocava una palla più alta e molto lavorata che ha dato molto fastidio ad Alcaraz. Infatti l'ha destabilizzato quel tanto che bastava per imporsi nel primo set 6-4. Il secondo set gli è sfuggito di poco perché ha bruciato 5 match point, un Alcaraz che è riuscito a rientrare in partita portando al tie break il nostro Lorenzo che non si è disunito perché era sotto 5-1, si è rifatto sotto alla grande, ha avuto anche là, mi sembra, l'occasione del match point, era 6-5 per lui e poi Alcaraz. Niente, lo conosciamo tutti, anche lui è un grande guerriero, però quello che mi ha colpito e colpirà tutti quelli che non hanno visto il match, pochissimi, io ero fra questi, e chi non l'ha ancora visto si vada a vedere l'ultimo set, perché dall'ottavo gioco con Musetti in vantaggio 4-3 e Alcaraz al servizio mi sembra la partita si infiamma di fantasia, si infiamma di pragmaticità, lotta di nervi, vengono fuori i colpi spettacolari del tennis di un Lorenzo Musetti, ragazzi, che ha disegnato il campo. Questa finale è un quadro che vi invito ad andarvi a rivedere perché ha fatto una partita magnifica. Uno step importantissimo per lui, il primo grande torneo nel quale si impone, mentre Alcaraz non aveva mai perso una finale forse, oppure insomma qualcosa del genere, il suo ruolino di marcia, seppur più giovane, era più importante. Però un Musetti che niente, quando il gioco si è fatto duro, 3 ore di gioco per giocare tre set, a muso duro Lorenzo se l'è cavata alla grande con dei colpi stratosferici. Lorenzo, continua così e il tuo tennis è spaziale. Ci vediamo a Bologna per la Coppa Davis. Ti vogliamo così, grande Lorenzo, ancora complimenti. Ciao.